Signore, ti ringrazio. Finalmente oggi mi è stato chiesto di assumere la custodia delle donne arrestate dai tedeschi. Sono donne rastrellate per antifascismo e da oggi saranno sotto la mia vigilanza. Loro non hanno i diritti delle altre carcerate comuni. Sono stipate nelle celle, non vanno all'aria, non vanno in cappella, non ricevono gli aiuti familiari. Negli altri bracci, quelli tenuti dalle autorità italiane, i familiari possono portare qualche soccorso. Ma che cosa accade nel primo braccio tedesco? Noi non lo sappiamo. Da lì si esce solo per essere deportati o per andare alla morte. Mi sono recata io stessa dal maresciallo a dargli le informazioni sulle mie detenute e ho portato con me dei medicinali. Ma i medicinali sono barattoli con uova sode sbriciolate, con zabaglione, crema, carne liquida, nestrovi. I ricoverati del primo braccio non possono vivere di solo pane e minestra distribuita dai tedeschi. Faccio affluire dall'esterno parecchi aiuti, dalla fonte dell'autorità cristiana, e li distribuiamo in carcere, di nascosto. Signore, le donne che più hanno bisogno del tuo aiuto sono le israelite, sono le più maltrattate. Giungono qui con i loro vecchi genitori e con i bambini. Ne ho salvato uno di appena 9 mesi. L'abbiamo nascosto in un fagotto di lenzuola sporche e l'abbiamo portato fuori dal carcere. Ieri invece un tedesco ha inviato 15 detenute per la Germania come volontarie lavoratrici. Occorre vegliare tutta la notte quando si tratta dei deportati, perché li vengono a prelevare in tutta segretezza. Ma noi non conosciamo più né sonno né paura. Accade spesso che la nostra opera viene interrotta per sospetti di minaccia. C'è una scritta fuori sul muro della sezione femminile: preparatevi per l'impiccagione della superiora. Ma la mia vita è votata alla carità. Come potrei rimanere insofferente davanti alle sofferenze dei detenuti e alle lacrime dei parenti? D'altronde la vita in carcere adesso, senza il nostro aiuto, sarebbe stata travolta dalla pazzia. Ti prego, Signore, continua a darmi la forza. C'era un tragico silenzio. I detenuti hanno fatto una croce e 2 piccoli candelabri con della mollica di pane. Più di 250 giovani hanno assistito in rispettoso silenzio alla messa. Molti di loro sono condannati a morte. E i tedeschi hanno vietato anche a loro la confessione. Mio Dio, ho collaborato alla trattativa del ragionier Garelli e di suo figlio. Anche il maresciallo tedesco Siegel era con noi per la liberazione notturna del primo braccio. Ma alle 22:30, quando doveva esserci la consegna, sono arrivati dei rinforzi tedeschi e il colpo non si è potuto fare. Oggi girano voci di una rivolta in città e sono molto preoccupata per i miei carcerati. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, proteggici tu, issata sul cofano dell'automobile. Abbiamo tutti e tre il simbolo della Croce Rossa con noi e davanti all'automobile la bandiera con il segno della pace. Io recito il Santo Rosario e attraversiamo Torino. I tedeschi ci lasciano passare e anche i partigiani cessano il fuoco. Miracolosamente illesi arriviamo in Piazza Castello. Andiamo dal prefetto, gli diciamo le nostre preoccupazioni e lui ci dà il sospirato ordine. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, riattraversiamo Torino tra il fischiare dei proiettili che la tua mano invisibile ha sempre tenuto lontano da noi. Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati, abbiamo l'ordine di liberazione, abbiamo